Buongiorno a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto lasciate un like, e se non l'avete ancora fatto mi raccomando, quando vi iscrivete cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati quando ci sono nuovi video, nuove dirette, live eccetera, va bene? Allora ragazzi, volevo tornare sulla partita di ieri, però volevo prima perdere giusto un paio di minuti per questa faccenda, per questa brutta faccenda che riguarda in questo caso le curve di Milan e Inter. Molti mi hanno scritto, ma niente sul discorso curve, niente di qua, niente di là. Ragazzi, e cosa c'è da aggiungere? L'illegalità nelle curve italiane è un problema vecchio quanto il mondo, è sempre esistito e lo sanno tutti. Il problema è che per il quieto vivere si è sempre cercato di mantenere un discorso abbastanza, come dire, un modo per non calpestarsi i piedi, per tenere contenti tutti, per evitare di mettersi contro il tifo organizzato, perché chiaramente sappiamo che avere una curva contro per la società non è una cosa semplice, e quindi si è sempre, diciamo, portata avanti questa situazione facendo finta di niente. È una cosa, ripeto, che è sempre esistita e purtroppo sarà molto difficile da estirpare. Ho pensato però, e secondo me non è un caso, che questo fatto qua sia uscito fuori adesso, che Milan e Inter hanno due proprietà straniere, entrambe americane, proprio in un momento in cui il Milan e l'Inter, ma soprattutto il Milan, lasciatemelo dire, stanno pensando anche al nuovo stadio. E quindi quando si pensa anche al nuovo stadio diventa un po' complicato far mantenere ancora tutte queste situazioni legate a biglietti, legate a abbonamenti, legate a tutte le faccende che poi riguardano, insomma, la vita della curva eccetera. Quindi secondo me, è un mio parere, le proprietà di Inter e Milan magari lavorando a braccetto con le autorità hanno diciamo sistemato questo tipo di discorso legato, insomma, alle curve, ai capiutra, a quelli che, insomma, sono stati poi alla fine arrestati eccetera. Non so, è una mia idea. Mi fa ridere quando leggo penalizzazioni per Milan e l'Inter, situazioni, insomma, legate a cose che ovviamente le società non possono assolutamente far niente se non collaborare con le forze dell'ordine, perché diventa praticamente impossibile mettersi contro insomma, magari malavita organizzata eccetera eccetera. Quindi diventa veramente un qualcosa di molto complicato, molto complicato, e quindi magari in questo momento qua si è deciso di fare, immagino io, questo tipo di passo proprio per non scendere a compromessi, non andare più a
avere a che fare, insomma, con situazioni, diciamo, scabrose di questo tipo. Quindi, secondo me, può essere questa una chiave di lettura. E, ripeto, sono problemi che esistono in tutte le curve d'Italia. Non dimentichiamoci quello che era successo lo stesso allo stadium con la Juventus, sempre con situazioni molto pesanti dietro. Ci sono sempre veramente cose, magari, che ovviamente vanno completamente oltre, anzi direi proprio che esulano dal mondo del calcio. E quindi questo è, e vedremo, insomma, quel che succederà. Però mi fa ridere quando si parla di Milan e Inter come parti coinvolte, ma sono assolutamente parti lese le società in queste situazioni qua, perché ovviamente hanno le mani legate, fin quando poi magari si prova a fare qualcosa con le forze dell'ordine, eccetera. Penso, poi ovviamente non so niente in questo senso, la mia è semplicemente una, non so, pensavo che potesse essere andata così la storia. Detto questo, ieri voglio tornare un attimo sulla partita di ieri. Ovviamente sono contento che tutti quanti abbiano fatto notare un arbitraggio veramente completamente sballato. Sempre noi in Europa veniamo trattati proprio male da un bel po' di tempo, veramente da un bel po' di tempo a questa parte. Abbiamo veramente una machine senza frecce, mamma, voglio roba da pazzi, guagni, roba da pazzi, senza la freccia ad agire. E che non devo gastarmi. E stava a dire, guagni, una cosa ieri, a un certo punto, ho dimenticato di dirvela. Alla fine del primo tempo, eravamo intorno al 47esimo minuto, eccetera, abbiamo avuto l'occasione di andare in contropiede e quindi di giocarti l'ultima palla, l'ultimo possesso palla. Visto e considerato, diciamo, che la squadra avversaria era anche sbilanciata, mancano pochi secondi, cosa fai? Ti butti dentro, ci provi, vai, ti butti veramente a capofitto. E invece no, si tiene la palla così colà, fischia l'arbitro, a dimostrazione che veramente non c'era quella voglia, quella volontà di andarla a vincere la partita, di provare a vincere la partita. Noi dobbiamo necessariamente subire uno schiaffo prima di cominciare a giocare. Il primo tempo è stato imbarazzante perché non avevi proprio la mentalità di andarla a vincere la partita. Altro che calcio dominante. Qui ieri hai avuto delle possibilità solo ed esclusivamente quando, dopo aver subito il gol della squadra avversaria, perché altrimenti noi stavamo lì a fare la nostra partita là, fermi, indietro, senza rischiare, senza aver coraggio di osare una giocata, un qualcosa di più incisivo là davanti, sempre con questa gestione palla che non aveva nessun senso, fine a se stessa. Quindi quella situazione là è stata proprio l'emblema. Quella situazione lì a fine primo tempo è stata proprio l'emblema. E poi io vorrei capire per quale motivo in Europa, oltre ad avere questo tipo di arbitraggio, ormai è storia, perché è inutile stare a... non voglio ritornare su tutti gli errori che sono stati fatti ormai da anni al Milan sistematicamente, è così, non è un piagnisteo e niente, è proprio così, è andata così ormai da anni. E non capisco però il senso del, cioè, l'utilizzo del VAR in Europa. Cioè, se in Europa non siete d'accordo, non lo facciamo, non lo utilizziamo, almeno sappiamo che non c'è, quindi
te ne fai una ragione. Ma io vorrei capire quando si utilizza il VAR in Europa. Quando? Se è stata fatta una cazzata mega galattica. È stata fatta una cazzata ieri, surreale. Cioè ieri c'è stato un fallo netto. Un fallo netto, un pestone ai danni di Loftus-Cheek sulla linea dell'area di rigore, quindi calcio di rigore, l'arbitro fa giocare come al solito, non si va a vedere, non si interviene, e quando intervieni? Faccio passare per buono la prima situazione, la prima occasione dove è stato atterrato Abraham, magari quello non era un errore nel caso in cui lo vai a rivedere, ma quell'altro è proprio un chiaro errore. C'è stato il fallo, è rigore, non lo dai. Non lo dai, siamo al 90esimo, è decisivo. Cioè, il Milan viene penalizzato in questa situazione qua. Non voglio nemmeno stare a parlare di tutte le altre situazioni, ma quello è un errore evidente. C'è un errore, là è rigore, punto. Il VAR è totalmente inutile. È ridicolo. Non, veramente un qualcosa che non capisco. Veramente faccio fatica a capire. Faccio fatica a capire. Vabbè, raga, ci sentiamo prossimamente. A proposito, Rafa, io se vedo Abraham e Morata giocare con questo spirito, non posso tirarmi indietro. Non posso, devo lottare pure io come loro. È uno stimolo per me. Mamma mia. E s'ha visto. Sorta di stimolo. Fugurt Schnaut Nibcher va a fare. C'è partito che vi va a fare. Mamma mia. Complimenti, guagna. Perché adesso. Ciao a tutti, guagna. Ciao a